In un palla Giovanni Paolo II tutto esaurito, è andata in scena gara 1 della finale scudetto di calcio a 5, remake di finale di Coppa Italia, dove ad avere la meglio fu la squadra di Colini ai rigori. Ed anche questa volta ci sono voluti calci di rigore per decretare la vincente di gara 1. Pescara senza Canal, Salas e Ghiotti e Leggero, Luparense rinuncia a Bertoni e Ramon. Inizio di partita molto fisico e aggressivo da parte delle due squadre. Al terzo Mancuso da fuori respinge Capozzo. Un minuto dopo è Borruto a chiamare in causa Miarelli, dopo la sponda di Rosa. Il portiere dei Lupi risponde presente. Al quinto si sblocca l'incontro. Coco viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto Foglia spiazza Pietrangelo, entrato nell'occasione del rigore. Al sesto minuto subito pareggio del Pescara. Borruto scardina dai piedi di Tobe il pallone ed con un tiro di punta deposita alle spalle di Miarelli. A metà primo tempo le due squadre già gravate del quinto fallo ed a fare le spese subito all'Luparense. Al diciottesimo fallo di Lara su Duarte. Puzzolino dal dischetto del tiro libero non sbaglia. Secondo tempo partito non a ritmi altissimi come il primo, ma condizionato da una maxi rissa accesasi al settimo minuto dopo un gol annullato da Azzoni per presunto fallo di Rosa su Tobe. A farne le spese il DS di Annascoli e il mister dell'Luparense Marin. All'ottavo Miarelli si supera su Puzzolino, ma non può nulla all'undicesimo su Civanghigno, che prima si libera del raddoppio di un avversario e poi di sinistro batte Miarelli. Al dodicesimo Borruto può chiudere la partita, ma l'estremo rossoblu dice di no. Al quindicesimo contropiede Pescara, scambio Puzzolino-Morgado, ma quest'ultimo non riesce a battere Miarelli. Al sedicesimo la Luparense prova la mossa della disperazione con il portiere di movimento, ma la pressione del giocatore di Colini porta al gol del 4-2 con Duarte che ruba un passaggio e deposita in rete. Al sedicesimo altra occasione del Pescara con Rosa che colpisce il palo a porta sguarnita. Al diciottesimo accorcia la Luparense ancora sul rigore, ancora con Foglia che batte Pietrangelo dopo un fallo di mano di Borruto. Quando la partita si appresta sul 4-3 per il Pescara, all'ultima occasione utile, al 19esimo, Onoria mette dentro il 4-4 dopo un giro palla asfissiante con il portiere di movimento. Si va ai calci di rigore ed il doppio errore di Civanghigno e Duarte costano la sconfitta ai biancazzurri. Adesso il Pescara deve vincere una delle due gare in terra veneta per riportare la contesa del tricolore in Abruzzo.